Momento, ragazzi, sono Rosso e bentornati in questo prossimo episodio di Prince of Persia e le sabbie dimenticate. Continuiamo qui da dove ci siamo lasciati. Allora, questo è il nuovo capitolo, che è la prigione. Infatti, insomma, se si guarda in alto ci sono tante belle robette, gabbiette, che sembra un po' Hogwarts, no? Dove ci sono quelle gabbie con tipo tutte le creature strane, robe. Allora, qui devo fare una roba tipo mezzo abusiva, vero? Ecco, così. Allora, devo salire o scendere? Ok, aggrappati qua. Niente, allora devo scendere. No, sono salito sopra perché non si sa mai che c'è... Ma salve, dicevo, ho voluto salire perché volevo vedere se c'era tipo una stanza nascosta, un percorso dove c'è tipo un bonus, porca vacca, insomma avete capito, ah, mi sa che qua devo utilizzare il potere, eh? Niente, utilizziamolo. Aspetta. Ma non ho utilizzato... Scusa, ma non avevo il potere io. Aspetta un attimo. Perché io avevo... ma come faccio? Io questo avevo fatto. Crea un... Ah no, un'onda di ghiaccio. Ma non avevo un altro potere. Mi confondo? Mi ricordo male? Ah, ok. Mi sembrava di aver fatto un nuovo potere. Tipo le... Potere tipo del vortice, qualcosa del genere. Vabbè, mi ricorderò male. Porco! Vabbè, intanto... Potere del ghiaccio, vieni a me! Grande così. Allora, spacchiamo tutto qua, che così ci ridà un pochino di vita. Ah, abbiamo un punto disponibile. Ok, adesso lo diamo. Ma questo? Ah, è questo che l'hanno reso sabbioso. Allora, finalmente un punto abilità e finalmente andiamo con un potere nuovo, che è il vortice. Sì, che respinge i nemici. Sì, facciamo questo. Allora. Ah, proprio così, nemmeno ti chiede se sei sicuro di... No, proprio premi, te lo dà. Ok, abbiamo il secondo potere ora. Applica modifiche. E infatti adesso mi si è riempito un'altra di quella cosa, tipo... biglia, o non so come chiamarla. Allora. Ok, ho visto dove devo andare, per di qua. Quindi. Ah, ma vuoi che faccia... tipo così. No. Ma addirittura. Di qua. Di qua volendo si potrebbe riscendere, tipo, ma... non penso che bisogna riscendere, per cui proseguiamo per di qua. Perché sta tremando tutto? No, però è troppo bello perché puoi flashare tipo l'acqua così. Vai.
E vai. Sì, vabbè. Ah, io devo andare lì. No! Ti odio male! Meno male che non ha perso vita. Cacchio. No, aspetta. Porca miseria. Ora. No, vai, 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 perché ti fermi? Cavacca. Ma volendo li posso spaccare anche con i calci? Ah sì. No, perché li ho sempre spaccati con la spada, quindi... Ah, proprio così di cattiveria. Così? Sì. Scusa? Ah. Dillo prima. Sì, ma che razza di palazzo è questo? Mettiti bene. Cioè, questo non è un palazzo, questa è la casa delle illusioni e di tutte le altre robe. Ok, ho capito. Qua ci sono delle trappole. Lì c'è una porta che è chiusa. Allora devo fare così. Ah, addirittura. Ti odio. Vai, allora facciamo il nostro flescione. Vai. E ah, mi devo arrampicare lì. Ma non so qual è l'altezza giusta. L'altezza massima è questa? Ok, vabbè, facciamo più o meno così, no? Mi chiedo quanto reggerà. Ma forse è meglio non pensarci. Perché queste inquadrature mi ricordano molto i primi giochi di Harry Potter? Allora, qua facciamo il nostro sempre bel flash perché ormai ci siamo abituati così. Porca miseria. Devo fare in fretta. Io cerco di fare in fretta. Oh. E sbam. Sì, lo so che facendo così rischio, però porca miseria. È troppo divertente far flashare l'acqua. Ah, qua devo fare tutto il giro inverso, ma davvero? Aspetta, flash. Ah, ok.
E qua devo scendere. Salve. Allora, proviamo subito il nuovo potere, che dici? Cos'è sto robo? Brutto immenso. State lontani. Perché non si attiva? Ah, è con il 4. Che figo! E si stordiscono pure. Bene. Sta buono. Ah, ciao. Manco Aragorn era così cattivo. Tipo a fare le finisher. Vabbè, ci siamo già riempiti tutto, guarda un po'. Allora, fammi prima esplorare bene questa stanza qua. Ma non so perché io spacco tutto, anche se c'ho tutto pieno, non lo so, è una mia mania che non sono mai riuscito a levarmi. Ok, qua cosa devo fare? E apre quella porta non mi pare. Cos'è che apre? Allora, fammi capire cos'è che apre prima. Ma quell'enorme pulsante. È questo? Ne dubito. Perché comunque altre porte non ne vedo. Meno che non aspetta. Questo coso al centro. Mi sa che attiva questo, perché è l'unica spiegazione, anche perché dall'altra parte non c'è niente, quindi si attiva quel meccanismo al centro della stanza. Guarda come te lo dico. Non è vero! E che cacchio! Oh, ma sei impedito forte! Ma perché non salta? Porca miseria! Mille anni! Eccole ancora l'acqua. Vai, flash. No, non ti fermare. Aspetta, ma qua va a scatti o va a pie? Ok. Ah, ma qua volendo posso risalire? Teoricamente sì. Allora, vabbè che in realtà questi li posso uccidere per guadagnare i punti esperienza. Sai cosa lo faccio? Ma sì. Cos'è? Sembrano gli orchi di Mordor. Aia. ...140... Sì. Bella combo. Urco. Vai, utilizza questo. Tanto abbiamo tante cariche. Ce ne sono altri? No, ok. Va bene, allora. Qua adesso dobbiamo prima di tutto flashare e poi
salire. No? Scusa, che cacchio. Scusa, da qua dove vado? Porca miseria. Io ti odio male. Allora, aspetta. Che cacchio. No! Ah no, aspetta, devo andare lì. Aspetta, ce la faccio? Forse sì. Mannaggia il Gelflin. E da qua? Da lì. Scendi un po', non troppo, e vai. No, ma scusa, ma non c'è il rischio che se allaga tutta la stanza con tutti questi spruzzi? Allora, per scendere devo per forza scendere. Forse la strada giusta è quella, mi sa, eh. Comunque io voglio provare per di qua. Anzi no, forse questa è la strada giusta, forse. Forse. Dai. No, ok. È questa allora. Perché ce la fa ad... No, non... ce la fa perché la parete è devastata. Magari facciamo una roba mezza abusiva. Okay, no, c'ero quasi. Ok, no, non è per di qua. Allora per forza. Aspetta, ho capito. Così. Ok. No, vai! Ma perché si interrompe sempre? Allora, vai. Vai. Sali. Cazzo, devo far... No! Vedi, devi interrompere, perché altrimenti mi sa che non ce la fai. O se ce la fai, arrivi proprio al pelo. Allora, flashiamo. Come sempre. Ma ci arrivo? Ma ci arrivo là? Cavolo, per un momento pensavo di non riuscirci. Ma che ca... ancora di là? Sì, così. Ah, meno male che mi dai l'autosabotaggio, perché altrimenti ti ammazzavo, guarda. L'ho attivato il coso. Ma allora. Ma che... Cosa ha attivato sto coso? Cosa ha attivato? Ma che cazzo? No, non riesco a capire. Dovrebbe aprire quella porta lì, vero? Se non è così, che cacchio sta aprendo? Non riesco a capire. No, ma non devo ritornare indietro. Che cacchio è?
aspetta qua. No! Scusa. Allora, sento che sia, cioè che si attiva qualcosa, ma non... Boh, provo ovviamente ad ammazzarci, va. Cosa, mi sembra strano che quella porta non si apra. No, comunque no, non si apre. Non si vuole aprire e non si sa per quale motivo. Perché forse non è il pulsante giusto, ma... Cos'è che attiva sto coso? Non riesco a capire. Allora, lì c'è una sorta di piano là sopra. Qua però l'acqua continua a scorrere. Di là non posso fare nient'altro. Aspetta. Ah no, ok. Ma che cacchio attiva sto coso? Allora ragazzi, ho scoperto il problema. Una volta che premete questo grosso pulsante, si dovrebbe aprire quella porta lì. Però come potete vedere, mi esce l'HUD del countdown, però la porta non si apre. Quindi io non posso più proseguire. Per cui ragazzi, facciamo così, io fermo qui l'episodio e vedrò di trovare una soluzione per sistemare questo bug. Ho provato anche a spegnere il gioco e a riavviarlo, ricaricare il checkpoint, però il risultato è sempre questo. Cercherò di vedere come risolvere la situazione. Intanto... direi che per questo episodio è tutto. Vi ricordo che se non siete ancora iscritti al canale, iscrivervi se volete rimanere aggiornati sui prossimi episodi di Cutto Gioco ed altri giochi, di mettere un bel pollice in su se vi è piaciuto questo episodio, ma raccomando di dire anche la vostra nei commenti, e noi ci risentiamo a un prossimo video.